Dimenticatevi di questi giocattolini da supermercato. Adesso me li dimenticherò anche io. Dunque, io qui ho la Lamborghini. No, non quella Lamborghini. Ripetiamo. Io qui ho la Lamborghini. Ecco, quella ancora a me non regista se rischiando il divorzio. Volevo dire che qui io ho la Lamborghini della piastra per fare i waffle. Siete curiosi? Iniziamo! Marca della piastra per waffle Foere. Io una cosa del genere non l'avevo mai vista. Era abituata a quelle che vediamo nei supermercati, piccoline, metti dentro, fatto è fatto. Eh no, qua potete scegliere se fare il waffle belga, quello al cioccolato, quello classico, quello che chiamano tipo buttermilk, quindi un po' latticino, un po' morbidino. Oh, vabbè, io non me l'aspettavo. Decidere se lo volete croccante fuori ma morbido dentro, oppure se volete una cottura uniforme. Senza parole. Adesso vi elenco un po' le caratteristiche, poi ovviamente lo sapete, va lì vostra con me i fatti e vediamo come funziona. Caratteristiche importanti. Il manico. Quante volte vi siete bruciate andando ad aprire quelle cavolo di macchinette piccole e piccole? Tante volte, perché io ce l'avevo visto che l'ho lanciata e quindi vabbè. Poi, altra cosa molto importante, questo è un rivestimento veramente antiaderente, quindi non si attacca nulla e potete fare tante belle varianti ai waffle, poi dopo ne parleremo. Accendete col tasto power ovviamente e poi avete la possibilità attraverso il menu di decidere come volete il vostro waffle, quindi se lo volete originale, belga, se lo volete come volete voi, potete fare quello che volete. Oltretutto c'è anche una funzione fai da te, che quindi potete decidere, se proprio non è un waffle tradizionale, di cuocerlo come volete voi. Poi avete qua, crispy exterior, moist interior, vuol dire che praticamente lo potete fare bello, croccante fuori e poi invece dentro morbido, morbido. Invece avete un altro bottone che vi permette di decidere se volete fare una cottura uniforme. Con quest'altra rotella invece decidete i minuti, ad esempio quando decidete di fare la cottura per gli affari vostri, che è la custom, e quindi potete aumentare o diminuire il tempo di cottura a seconda di quello che dovete cucinare. Le piastre per waffle che comprate al supermercato hanno 800 watt, questa ne ha 1600! Una potenza meravigliosa. Ma se io vi dicessi pizza, state qui con me, perché alla fine del video io vi faccio vedere un waffle che vi leccherete tutte, baffi, le dita, tutto. Adesso iniziamo a cucinare. Nella confezione della piastra per waffle chiaramente troverete le istruzioni e anche un piccolo ricettario. Poi chiaramente c'è la ricetta a valli, quella non può mancare. Ho deciso di seguire la ricetta base che danno proprio per fare il waffle classico. Facilissima, la potete fare anche ogni mattina a colazione. Unico difettuccio qual è? All'estero usano molto questa tablespoon, cup, ma quanti cavolo di grammi sono? Usano le tazze e i cucchiaini per regolarsi. Un po' mi lamentavo anch'io, poi quando ho iniziato ad usarlo, e ho anche gli strumenti adatti adesso, direi che è diventato comodo invece di stare a pesare ogni volta tutte le cose. Non preoccupatevi se non avete i misurini, potete comprarli, trovate il link in descrizione, oppure semplicemente usate una normale tazza e un normale cucchiaino. Iniziamo. Ci vuole prima di tutto la farina e mi dice un cup di farina, quindi questo per intero, farina 00. Un tablespoon, quindi un cucchiaino, di zucchero. Mettiamo quindi la parte delle farine tutte insieme e servono 2 cucchiaini rasi di lievito per dolci. Poi serve un pizzico di sale con il solito messaggio: se sei nuovo al canale mi raccomando iscriviti
e non mancare al nostro appuntamento del giovedì, la diretta, dove cuciniamo, chiacchieriamo, guardiamo i volantini tutti insieme. Noi abbiamo fatto un bel gruppone, è davvero un bel appuntamento. Dopodiché mischiamo insieme con una frusta, lo so che siete già incuriositi dalla mia super frusta, questa è una frusta anti-grumi, quindi volendo potevo anche mettere tutte insieme, che tanto problemi non ce ne sarebbero stati. Vado a mischiare quindi la parte delle farine, la parte secca insieme, faccio un po' di spazio al centro, aggiungo un uovo intero, aggiungo anche due cucchiaini di burro fuso, oppure può essere anche olio vegetale come olio di semi di girasole. Però noi che ci siamo un po' goderecci, ci mettiamo il burro, quindi due cucchiaini belli pieni. Ultima aggiunta, ci manca il latte. Anche qui dice un cup, quindi se avete la tazza usate la tazza, altrimenti usate il misurino, di latte intero. E ora mischiamo tutto insieme. Non preoccupatevi, perché se avete la super frusta, grumi non ne troverete assolutamente. Altrimenti potete anche aiutarvi con un frullino o con delle fruste elettriche. È veramente facile e veloce fare i waffle. Il risultato deve essere proprio una pastella di questo tipo. Accendo la piastra col tasto accensione power. Decido la cottura, ho scelto la cottura classica, però voglio la cottura che sia uniforme, quindi schiaccio il tastino della cottura uniforme. Poi a me piace bello dorato questo waffle, quindi posso aumentare per farlo doratino al punto giusto. Adesso devo solo aspettare che la macchina faccia beep e mi avvisi che è riscaldata. Sentito? Ha fatto il beep, vuol dire che la piastra è calda e la possiamo utilizzare. Nella piastra vado a spennellare un pochino di burro fuso. Questo aiuterà ulteriormente a non far attaccare, ma vedete come sono belle calde, come friggono. Ma vi assicuro che questo è un materiale antiaderente perfetto, non attacca niente, ci ho cucinato di tutto io qua. Poi andate a mettere un po' di composto, senza esagerare, non fate come me che sono una golosona. E le prime volte che l'ho utilizzato l'ho riempito perché volevo fare il waffle enorme, è uscito tutto di fuori, quindi attenzione. Va bene, un cup, come dicono loro. Ecco qua, io vi direi che è questa la quantità. Dovete andare a ricoprire appena vedete i bordini della parte inferiore, non più di questo. Adesso chiudiamo e la macchina inizia da sola il conto alla rovescia. Ecco qua il profumino che si sente in tutta la cucina. Con le dosi che vi ho dato potrete fare 4 waffle. Sentite? Ci sta avvisando che ha finito di cuocere i waffle! Ed ecco a voi la meraviglia pronta. Proprio il grado di cottura che ho scelto io. Classico e doratino, quindi che rimane bello morbido. Adesso lo condiamo. La mia, non ti conosco qua. Non so già di qua, sa già per fare le ricette, non fa. Ed ecco un gusto leggero leggero che piace a me. Panna montata, per benino la panna montata, eh. E poi sciroppo d'acero. Chissà chi è che ha finito lo sciroppo d'acero, vero? Vero? Vabbè, questo goccino, andiamo a metterlo proprio goccino goccino, no, guardate che goduria. Ecco. Poi, come vi ho detto, grande fantasia, ci potete fare le torte, mettete più strati insieme, ci mettete la crema pasticcera, le fragole, addirittura le torte ci fate con i waffle. Ecco qua, ora, come al solito mi sacrifico per voi, sono una brava. Vabbè, cosa vi devo dire? Buonissimo. Ed eccoci qua al Trucco Valli, il waffle pizza. Ebbene sì, allora dovete andare nel banco frigo a comprare l'impasto della pizza, quello che trovate già pronto. Cosa facciamo? Andiamo a dividerlo
in circa 3 parti. E poi, come se fosse una pizza, che facciamo? Ci mettiamo un bel sughetto già pronto, una salsa di ciliegini che a me piace tantissimo perché risulta essere più dolce, e la mettete però solo nella parte superiore. Attenzione a non riempirlo troppo, altrimenti esce tutto di fuori. Sempre io che sono golosa, faccio uscire ogni volta tutto quanto di fuori. Poi un po' di sale per condire la salsa, dell'origano secco, quello buono, quello siciliano, direttamente così, ecco qua. E poi ci vuole la mozzarella, questa, quella fatta a fili, non quella fresca, perché rischia di uscire, perdere l'acqua e come al solito vi sporca la piastra, e noi non vogliamo questo, giusto? Ci mettiamo, che bella mozzarellina, e da qui, chiaramente, essendo pizza, potete scatenarvi una bella fetta di prosciutto cotto, che ne so, una bella zucchina, insomma, potete condirli come volete. Cosa faccio ora? Prendo quest'altra parte qui e vado a richiudere su se stesso. Attenzione adesso a fare sto lavoretto qui con le mani e chiudere per bene con le dita tutti i bordi, proprio per evitare che poi il nostro bellissimo ripieno possa uscire fuori. E intanto preriscaldiamo la piastra per waffle come prima. Va benissimo sempre il programma classico, ma questa volta dobbiamo farlo più dorato, quindi metteremo la doratura a ben 6. Pi, avete sentito? Prontissimo. Questa volta, per ungere le piastre, cosa utilizzo? Vi ricordate lo spruzzino che serve per la friggitrice ad aria? Questo, più facile di così. Quindi vado a spruzzare le piastre con questo e posiziono la meraviglia delle meraviglie. I miei figli per questa cosa ne vanno matti. E poi, come vedete, è facile facile, cioè prendete la pasta, la riempite, ecco qua. Poi va, è questione di stare attenti a non bruciarvi, ovviamente, perché le piastre sono belle calde, e lo posizionate così all'interno, uno e anche l'altro. Questa volta ve ne ho fatto solo 2 per farvele vedere, ma non vi dico quanto mi tocca fare quando ho tutti i figli che vogliono assolutamente tutti la pizza waffle. Idea anche molto carina, ecco, vedete, si fa così, basta, si chiude. Col fatto che è basculante questo coperchio, vi permette proprio di mettere all'interno quello che volete con altezze diverse, perché, come vedete, si adatta alla grandezza di quello che ci mettete dentro. Adesso è anche periodo di Halloween. Quale regalo migliore? Avete una festa? Ma con questo tirate fuori pizza waffle uno dietro l'altro, pizze, quelli dolci. Ci potete fare anche gli hamburger waffle. No, io non vi dico cosa tutto sto sperimentando con questa piastra. Sono impazzita come al solito, mi ha proprio scatenato la fantasia. 5, 4, 3, 2, 1. Mai allarme fu più adorato. E voilà, ecco la pizza waffle. Con l'aiuto di un coltello, che forse è meglio così non mi brucio. Ma lo sentite lo scrunch? Lo sentite la meraviglia di scrunch che abbiamo? No, vabbè. Ah, Fanta! Sticca! Non la posso mordere perché probabilmente mi ustiono, ma voi avete la pizza fatta dentro la piastra per i waffle. È una genialata. E se provate gli hamburger? No, vabbè. Non è solo una piastra per waffle. Questa è una fonte di idee e di fantasia, ve lo posso assicurare. E con la pizza waffle e la mia super piastra nuova, vi saluto. Ciao da Valli!